natura, sole, mare, monti. Rendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni. In comode rate. Ferraio arriveranno circa 15 milioni di euro di investimenti nei prossimi 5-6 anni. Alcuni provengono dal PNRR, altri da diversi canali di finanziamento, dai fondi per le isole minori o da enti sovracomunali, e andranno a finanziare opere, alcune delle quali già con i cantieri aperti, altri con i progetti definitivi. Infrastrutture, viabilità, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico. Il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, ci spiega nel dettaglio il programma di interventi e dei finanziamenti già attivati. Sono in corso diversi progetti ed altri sono in fase, sono stati affidati tramite gara, altri ancora devono essere affidati con procedura pubblica di gara. Su diverse interventi, diverse missioni così definite del PNRR, ma anche su altri canali di finanziamento che abbiamo attivato e che abbiamo ottenuto e altri ancora che stiamo chiedendo. Sul PNRR in particolare, noi abbiamo partecipato insieme agli altri comuni dell'Isola d'Elba e con il coordinamento della provincia di Livorno a costruire il progetto complessivo delle varie schede che avevamo candidato alla progettualità del PNRR. Poi, sulla base di quelle, abbiamo, una volta che i bandi del PNRR sono usciti, abbiamo attivato le nostre specifiche domande. Su queste specifiche domande, che complessivamente cubavano circa 15 milioni di euro, le abbiamo ad oggi avute in finanziamento una cifra intorno a 3 milioni di euro. I 15 milioni che cosa riguardavano? Riguardavano un progetto di rigenerazione urbana legato alla riqualificazione di una parte dell'area delle Ghiaie, ex caserma della finanza, comprensiva della piscina e del parcheggio multipiano da inserire dentro la piscina. Era un progetto da 10 milioni di euro che però non ci è stato finanziato. Quindi dovremo e stiamo lavorando per cercare altri canali di finanziamento. Poi su questo possiamo anche dire altre cose successivamente. Poi abbiamo attivato, attraverso la formazione della Green Community dell'Arcipelago Toscano, la gestione associata che racchiudeva tutti i comuni delle isole dell'arcipelago e della quale il comune di Portoferraio è capofila, un ulteriore progetto sulla transizione ecologica, in quel caso che era sulle energie alternative, sulla mobilità sostenibile e su altre questioni, che però purtroppo è arrivato secondo in classifica nell'aggiudicazione del finanziamento e quindi in questo momento non abbiamo le risorse spendibili. Però è comunque la posizione in classifica al secondo posto, può lasciare aperti spiragli per essere finanziati nel caso di redistribuzione delle risorse che
dovessero venire ad essere utilizzati. Poi abbiamo predisposto finanziamenti diretti del comune, quindi progetti diretti del comune, che hanno riguardato la missione cosiddetta, il percorso della digitalizzazione. Su questo il comune è stato assegnatario di più di 380.000 euro di finanziamento sul complesso della transizione digitale cosiddetta, che riguarda interventi quindi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione sia del sistema interno della macchina burocratica amministrativa comunale, ma anche di apertura di canali di rapporto diretto con i cittadini, quindi attraverso progetti che devono mettere in rete direttamente il cittadino con la pubblica amministrazione. E poi abbiamo ulteriori 2 milioni e mezzo circa finanziati su opere che hanno riguardato in larghissima parte valorizzazione e recupero del patrimonio storico-culturale. Tre interventi principali sono quelli riguardanti il Teatro dei Vigilanti, sul quale c'è in essere in questo momento un intervento di efficientamento energetico e di ristrutturazione complessiva del teatro, che dovrebbe concludersi nella prossima primavera, e un altro intervento sul compendio della Linguella, che ha riguardato e sta riguardando, perché anche quello è in corso, sia il Museo Civico Archeologico sia la torre, in particolare la parte a mare della torre, dove è la prima volta dopo tantissimi anni che si interviene, mentre sulla parte a terra, diciamo, eravamo già intervenuti con un altro finanziamento regionale alcuni mesi fa. E in più abbiamo fatto un ulteriore intervento sul PNRR, che è il recupero, riapertura del percorso che dalla zona dell'ex della piscina sostanzialmente passa attraverso il forte che c'è in basso e arriva fino a Santa Fine. Questa è un'altra area che abbiamo recuperato e che presto verrà riaperta al pubblico. Questi sono gli interventi, diciamo, sull'ambito PNRR. Poi abbiamo attivato altre forme di finanziamento che hanno finanziato e stanno finanziando altri interventi, in particolare i fondi che arrivano dal Fondo Nazionale per le Isole Minori, sul quale abbiamo attivato circa 2 milioni e mezzo di euro. In larga parte li abbiamo utilizzati per fare progettazione, per avere progetti pronti poi da poter accreditare, diciamo, sui finanziamenti, e in altra parte invece li abbiamo destinati a interventi che sono in corso di definizione o di appalto. Uno ha riguardato il cimitero comunale, sul quale un primo intervento è in corso, diciamo, ma fuori da questo finanziamento, e l'altro la viabilità. Il progetto è quello del rifacimento complessivo della strada di ingresso e uscita da Portoferraio, la famosa strada quattro corsie, che abbiamo distinto in tre lotti. Il primo di questo, che vale circa 1.200.000 euro, verrà appaltato a breve e riguarderà il tratto tra la rotatoria Bivio Boni e rotatoria per Lenfola, e verrà complessivamente rifatto tutto il manto stradale, verrà inserito un percorso pedonale e ciclabile e verrà inserita la pubblica illuminazione. Poi ci sarà un secondo lotto e un terzo lotto che arriverà fino al porto, ma lì abbiamo da trovare altre risorse. Altri interventi che sono in fase di definizione o di appalto riguardano ancora il sistema della valorizzazione del nostro patrimonio. Mi preme sottolineare da questo punto di vista quello riguardante l'arsenale delle Galeazze, mercato coperto, perché anche recentemente è stato posto anche all'attenzione del presidente Gianni nella sua recente visita e ha manifestato il suo grande interesse, per cui lì abbiamo un progetto definitivo con il Parco Nazionale, in collaborazione con il Parco, che riguarda, diciamo, il recupero di quell'immobile, la sua destinazione a centro di interpretazione museale e scientifica dei mammiferi cetacei. Una parte del finanziamento l'abbiamo a disposizione, un'altra parte ce la metteremo noi come comune, un'altra parte attendiamo che la Regione Toscana appunto ci conceda il suo assenso. Nel momento in cui il finanziamento fosse disponibile, per il primo lotto servono circa 3 milioni di euro, potremmo andare direttamente in gara. E poi, insomma, ci sono altri interventi che sono stati fatti con ulteriori risorse utilizzate attraverso altri canali. Mi viene in mente l'intervento contro l'erosione costiera della Costa Bassa, che da Magazzini è arrivato fino a San Giovanni, che è stato un primo lotto di intervento, e adesso noi abbiamo candidato un secondo lotto sempre sulla parte bassa e anche sulla parte alta e poi verso Piobra e Scaglieri sul nuovo master plan della Regione Toscana, così come l'intervento sempre attraverso un finanziamento regionale che abbiamo
finito, eseguito alle scuole medie Pascoli, dove abbiamo fatto un intervento di circa 1 milione di euro, un intervento di efficientamento energetico che ha inserito il cappotto esterno a quella scuola, ha sostituito tutti gli infissi e adesso sta per essere concluso l'intervento per l'inserimento dell'ascensore verso il piano primo. Questi sono non tutti, diciamo, gli interventi che abbiamo definito che sono in corso, altri li stiamo definendo in questi giorni. Complessivamente io ho fatto qualche conto rispetto agli interventi che abbiamo attivato direttamente con il Comune e gli altri che arriveranno sul territorio per conto e con la collaborazione di altri enti. Mi riferisco all'autorità portuale per l'elettrificazione delle banchine, mi riferisco alla provincia per la nuova scuola che partirà nel compendio dell'ex Macelli. Diciamo che sul territorio di Portoferraio nell'arco di 5-6 anni cadranno circa dai 10 ai 15 milioni di euro di investimenti. Insomma, questo è quello che il territorio riceverà o ha già ricevuto in parte.